Colpo di scena nell'omicidio del piccolo Gabriel, ucciso nel pomeriggio di mercoledì scorso dalla mamma. Infatti è stato fermato nella notte dopo un lungo interrogatorio anche il padre con l'accusa di omicidio in concorso. È stato scarcerato l'ex consigliere di Ferentino Pioriggi, finito nella bufera legata al project financing del cimitero. Sconterà i domiciliari nella sua abitazione di Vasto Marina in provincia di Chieti. Per il suo legale Giampiero Vellucci cade tecnicamente l'aggravante della camorra. Colpo di scena nel panorama politico a Cassino, infatti il candidato unitario del centrodestra non sarà più Paola Carnevale, espressione della Lega, bensì Mario Abruzzese, leader di Forza Italia in provincia di Frosinone e attualmente presidente del COSILAM. Paola Carnevale ha fatto un passo indietro e dice una scelta a favore del territorio, che vuole un centrodestra unito per vincere. L'ex sindaco di Pontecorvo Roberto Roscia entra in Fratelli d'Italia. La presentazione è avvenuta alla presenza anche di Fabio Rampelli e ha annunciato la sua candidatura il prossimo anno per la città. A migliaia ieri hanno preso d'assalto la città di Alatri per la suggestiva e tradizionale rievocazione storica della Passione Vivente, che non ha deluso le aspettative. Per seguire le nostre notizie in tempo reale, seguiteci su www.perteonline.it e scaricate la nostra app di Per Te Online.